bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete notare, siete nella mia cucina per un nuovo video mukbang insieme. Se vi siete persi il primo con il sushi, ve lo metto nella scheda info. Questa volta, leggendo sotto i commenti nel video precedente, ero indecisa tra McDonald's e pizza. Ma visto che il Mac, almeno una specie di Mac, l'abbiamo fatto, ed è il video Instagram decide cosa mangio in un giorno, ho detto stavolta scegliamo la pizza, che povera stella non la sceglie mai nessuno. E invece eccola qui, in aggiunta ad altre cosine. Tra l'altro, sotto l'altro mukbang mi avete dato anche un sacco di consigli su come farlo al meglio, cioè lasciare le parti dove si mastica, che io invece le avevo praticamente tagliate perché mi sembrava un po' così strano e ambiguo. Invece si fa proprio così. E cosa importante, far vedere cosa si sta mangiando nel mentre, quindi si deve vedere il piano. Io in questo caso non sapevo bene come mettermi, quindi spero si riesca a vedere in qualche modo. Adesso mi sposterò qui. Comunque vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, in queste due bustine abbiamo qui le chele di Granchius, che sono una delle cose più buone del mondo per quanto mi riguarda, che mangio io solo insieme alla maionese. In quest'altra abbiamo una crocchetta, un po' bruciata ma è una crocchetta, e poi la pizza. Vi faccio tra l'altro vedere che pizza ho preso. Di solito ne prendo diverse, nel senso non ce n'è un tipo soltanto. A volte prendo margherita, a volte zucchina alla julienne, oppure può capitare funghi porcini, poi se ci metto la cipolla sulla pizza è ancora meglio. Questa volta ho semplicemente preso una margherita con funghi e funghi extra. Poi ho fatto l'ordine su Just Eat, quindi potete immaginare. Comunque alla fine è arrivata quello che avevamo chiesto. Eccola qui. Quindi ho cercato una posizione dove ci fosse un po' di luce e si vedesse la pizza, ma questo è il massimo che sono riuscita a fare. Quindi magari nel prossimo, che tra l'altro decidete già nei commenti cosa mi farete mangiare, cercherò di fare meglio. Tra l'altro, se sentirete versi strani, è Gwenda che è seduta su una sedia qua molto lontano, che sicuramente vorrà qualcosa, ma noi non le daremo nulla. Gwenda è il mio cane, per chi non conoscesse. Iniziamo tagliando la pizza. So già che non la mangerò tutta per le ragioni che vi ho già spiegato. Ormai penso lo saprete a memoria, non mi piace ridirlo ogni volta, ma è giusto perché uno che magari non mi conosce mi vede mangiare così poco. Primo spicchio di pizza. Non vedo l'ora, raga, saranno 2 settimane che non mangio la pizza. Contate che l'altro giorno i miei l'hanno presa e io ho detto no, non la voglio oggi, ed è stata la prima volta nella mia vita penso che ho detto una cosa del genere. Comunque cheers, buon appetito. È buonissima. Tra l'altro, qualche tempo fa io prendevo la pizza soltanto bianca, invece ultimamente la sto prendendo rossa perché trovo che sia un pochino più morbida, non lo so. Non potete capire come mi sta guardando Gwenda, però ok. Il primo spicchio, scusate se parlo a bocca piena, dicevo, il primo spicchio è il più facile. Gli altri cominciano a crearmi un po' di fastidio. Comunque, ieri su Instagram vi ho chiesto di farmi qualche domandina, così avrei risposto qua nel video, almeno ci diciamo qualcosa. Grande Fratello è finito, tra l'altro ha vinto Alberto. Sono stata per il 60% abbastanza felice di questo, perché alla fine era una persona che ha fatto il suo gioco, tranquilla, abbastanza indifferente, però ok, diciamo che sempre meglio degli altri, quindi ok. Quello finito. Mo tra un po' inizierà Temptation Island, raga. Ahoia. Trash su trash. Quindi, leggo i vostri direct, che sono stati tantissimi, quindi ho dovuto scremare un po' di domande. Gwenda sta facendo di tutto per salire sul tavolo. Gwenda! Basta. Prima ragazza che mi ha scritto è trattino basso Sofia App, che mi scrive: ciao Ila, hai qualche tatuaggio in programma? Vi dico questa cosa, praticamente tutti i miei tatuatori e tatuatrici si sono trasferiti fuori Roma, quindi io in questo momento mi trovo abbastanza scoperta. Anzi, se avete qualche tatuatore a Roma da consigliarmi, scrivete qua sotto che siete sempre benvenuti. Quindi no, non ho nessun tatuaggio in programma, anche perché come vedete il secondo braccio l'ho riempito, avevo detto che questo non l'avrei fatto, però ormai è andata.
questo. Ormai questa metà è praticamente quasi piena e logicamente anche le gambe, ma questo lo sapete, quindi va bene. Comunque, prima di mangiare un altro spicchio di pizza, mi mangio una bella cheletta di granchio. Here we are, guardate che meravigliosa cheletta di granchio, tutta doratina. Da solo che non ho preso il cucchiaino, quindi ce la immergo dentro. No, però poi mi sporco le mani. Vado a fare un cucchiaino. Andiamo avanti, perché questa ragazza mi ha anche fatto altre domande di darle qualche dettaglio sull'accademia che frequento, perché anche lei vorrebbe intraprendere questo percorso e sta cercando un'accademia a Roma. Intanto io mi taglio un altro pezzetto di pizza. Allora, per quanto riguarda l'accademia, adesso vi dico più o meno come sta andando, perché comunque io sono a metà, se non qualcosa di più, del percorso, perché ho iniziato a gennaio. Siamo a... che mese stiamo, raga? A luglio? Quindi praticamente ho quasi finito, mancano tipo 3 mesi. E in questi 3 mesi ci saranno tutti gli esami che non abbiamo ancora fatto, quindi sì. Allora, devo dire che la mia accademia è Studio 13 a Roma. È strutturata bene, perché comunque è sul turco cinematografico, ma vi offre un po' di tutto, quindi riuscite a capire poi a fine percorso, quando uscirete, che strada volete intraprendere, magari se cinema, se trucco moda o cose del genere. Quindi su quello, ok, è molto vasta. Però purtroppo nel quest'anno che sono capitata io, non si sono organizzati molto bene con le materie, con i professori, eccetera. Purtroppo, perché altrimenti sarebbe stato bello. Quindi questa è l'unica nota dolente che ho riscontrato finora, perché per il resto, insomma, abbiamo fatto molte cose, abbiamo imparato tantissimo. Almeno io parlo per la mia esperienza. Il mondo del truccatore vero e proprio, che lavora, che va alle sfilate, eccetera, è molto diverso dal trucco come lo vedete qua su YouTube. E questa cosa me l'hanno detta subito, perché io subito ho detto che comunque lavoravo su YouTube. E in più truccare altre persone, soprattutto tanti tipi diversi di visi, perché comunque già solo truccare le 10 persone che stanno con me in accademia è una cosa, si impara tanto. Perché io ho truccato soltanto me stessa e qualche amica, niente di più. Quindi farlo e in maniera soprattutto professionale è impegnativo, cioè non è una cavolata. Però devo dirvi, appunto, io mi trovo bene, soprattutto anche con le compagne, perché una delle cose che mi preoccupavano di più era le persone che avevo trovato. Penso alcune di queste persone me le porterò proprio dietro per molto tempo. Sono molto simili a me, sia caratterialmente sia negli interessi. Quindi davvero io mi ero fatta tipo, oh mio Dio, come andrà, come non andrà, starò da sola tutti gli 8 mesi. Invece no. Quindi sì, sono io che mi faccio sempre troppi problemi, ma devo dire che mi è andata bene. Comunque prendo un'altra cheletta di granchio che si sta per seccare. Poi comunque tutte le info in più sull'accademia proprio specifiche ve darò quando finirò, perché vorrei essere sicura, no, di dirvi tutto bene. Altra ragazza che mi chiede è Tonnelli Lisa, spero di averlo detto bene, che mi chiede come ti stai trovando con le extension, ti danno fastidio, sei fantastico, un bacione anche a te e a voi, a tutti quelli che mi hanno fatto le domande. Ho girato praticamente prima di questo video il video esperienza delle extension, quindi lo vedrete. Vi dico soltanto che domani però vado a toglierle, perché devo fare un lavoro abbastanza importante e mi hanno richiesto i capelli corti. Raga, che vi devo dire? Per non rifiutare il lavoro dovrò farlo. Purtroppo, perché adesso proprio che mi stavo ambientando con i capelli, avevo capito come gestirli, e devo togliere. Però vabbè, so io che ho sbagliato periodo, ma già me lo sentivo quando le ho messe. Sapete quelle sensazioni che percepite? Ecco. E vabbè, spero di poterle conservare in qualche modo e rimetterle magari più avanti, non lo so. Anche la seconda finita. Non ho preso i fazzoletti. Anzi, non fazzoletti, scusate, tovaglioli, perché mio padre mi riprende sempre che io, dovete sapere che sono un po' dislessica.
E voi direte, ma c'hai tutta te, e c'hai ragione. Vi dico che sono dislessica perché magari a volte, quando non ragiono troppo su quello che dico o parlo velocemente, in quel momento sto un po' con la testa da un'altra parte, mi capita di dire certe boiate che voi non avete idea. Tipo l'altro giorno, così un esempio che mi viene in mente adesso perché sto in cucina e ce l'ho qua davanti, dovevo dire a mia sorella di spegnere la lavastoviglie perché altrimenti saltava la corrente col phon. Invece di dire puoi spegnere la lavastoviglie, le ho detto puoi spegnere la lavatrice. Questa cosa mi capita sempre, di scambiare le due. E quindi lei è andata, ha spento la lavatrice, ma in realtà non era accesa la lavatrice. E quindi l'ha accesa. Io ho attaccato il phon, è scoppiata la corrente. Ma non solo la corrente qui, ma in tutto il vicinato, ma questi dettagli. Così per dirvi che faccio certe strafalcioni che a volte causano anche abbastanza dei problemi. Piccoli o grandi che siano, insomma, quello dipende. Però sono un po' goffa, devo essere onesta. Sono molto precisina, ma sono molto goffa. A volte, non sempre, dipende come mi sveglio. Così avete saputo una cosa in più su di me. Che poi fossero cose belle. Vabbè, ci facciamo compagnia. Adesso andiamo a leggere un'altra domandina che mi avete fatto. Trattino basso about, trattino basso Rosaria, trattino basso. Non le piacciono i trattino basso. Mi chiede, dato che compri da tanti siti, qual è il tuo preferito? Per l'abbigliamento ASOS, perché ha proprio tutto. Qualsiasi cosa vi capita di pensare, cioè provate a fare questa cosa. Pensate a qualche capo d'abbigliamento, digitate e vedete se ASOS ce l'ha, perché il 99,9% delle volte ha tutto. Poi vabbè, di varie fasce di prezzo, a volte alto, a volte basso, però tutto. È fantastico. Ed è per quello che io ci compro spesso. Perché magari mi serve una canotta, mi serve una maglia. Ce l'hanno. In più io ho la spedizione di 24 ore, no, di un giorno, vabbè. Quello ti arriva il giorno dopo, se fai l'ordine entro le 3 di pomeriggio. E quindi è super comodo. Oddio. Raga, parlare e mangiare allo stesso tempo, a parte che si sentono dei suoni bruttissimi, poi in editing lo capirò, però è proprio da maleducati, è bruttissimo, scusatemi. Però non riesco soltanto a masticare senza parlare perché ci sono troppi vuoti, mi sento ambigua più di quello che io non sono. Quindi dicevo, ASOS è la mia opzione numero uno praticamente sempre. Poi ci sono Zara, H&M, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear e tutte questi, diciamo, più normali. Altra domanda sempre me la fa questa ragazza: qual è la cosa più bella che la vita potesse regalarti? Allora, sicuramente la cosa più bella è stato il mio cane Gwenda. E voi? A volte ci penso, sapete? E mi dico, nel frattempo ho finito le chele, e mi dico, se non avessi avuto YouTube, cioè cosa avrei fatto della mia vita? Cosa sarei diventata? Cosa avrei fatto? Che studi avrei intrapreso? Non lo so, mi faccio tutte queste domande perché non è una cosa scontata capire soprattutto cosa ti ha portato nel momento in cui sei adesso, nel presente. Cioè pensateci, no? E non so neanche se mi sono spiegata sempre il discorso della dislessia. Intanto provo a mangiare sta crocchetta, anche se non mi ispira particolarmente. Non mi piacciono le crocchette lisce, mi piacciono quelle che fuori sono un po' croccanti. Questa non c'ha niente, guardate. Proviamola. Non mi piace. Io odio sprecare il cibo, ma questa non mi piace, quindi dopo la mangerò a mio padre. Grazie pa. Quindi dicevo, appunto, sicuramente YouTube in qualche modo mi ha anche salvato la vita perché mi riempie proprio la giornata. In più è un lavoro, perché ormai comunque è un lavoro, vuoi o non vuoi, che non finisce mai. Cioè non è come se tu vai in ufficio alle 7 di mattina e esci alle 6 di pomeriggio, hai finito là. YouTube, o comunque i social in generale, non finiscono mai. È un lavoro che giusto mentre dormi non sfrutti, non utilizzi. Perché per il resto io durante la giornata sto sempre a rispondere a voi, a vedere i lavori, a mandare mail, video su YouTube, controlla questo, controlla quell'altro. Quindi è una cosa che davvero, se non ti piace, ti rovina la vita. Se ti piace, te la migliora 10 volte di più. Su questo devo assolutamente ringraziare. Quel giorno in cui io mi sono iscritta e ho caricato il primo video su YouTube, perché davvero non so altrimenti dove sarei andata a sbattere la testa. Tra l'altro, ecco, tornando a una delle domande precedenti, sicuramente uno dei prossimi tatuaggi che vorrei fare è un tatuaggio tema YouTube, perché è l'unica cosa che non ho ancora tatuata praticamente. Poi, vediamo qualche altra
domandina. Intanto la pizza si sta freddando. Comunque qui abbiamo un'altra ragazza, Dolfina trattino basso 08, che mi ha fatto una marea di domande, tipo un test. Però sono domande che non sono proprio scontatissime, quindi adesso ve ne leggo qualcuna. Intanto mi taglio un pezzo di pizza. Tagliamo da quest'altra parte, che il fetente del pizzaiolo ci ha messo più mozzarella da sta parte che in questa. Cattivo, io odio la pizza senza mozzarella. È come il pane senza la Nutella. Perché? Ultimamente ho caricato solo video dove si mangia, ve lo dico. Tra un po' dieta. Allora, mentre io mastico, scegliamo la domanda. Io direi, prima domanda, così a caso, frutto preferito. Dovete sapere che io mangio un sacco di frutta e di verdura. Per fortuna mi piacciono. Però, frutto preferito, mi viene difficile sceglierlo perché ce ne sono molti. Quindi molto probabilmente vi direi la pesca, quella liscia, non quella con i peletti, che però si trova soltanto in alcuni periodi dell'anno, quindi è un po' così. Idem l'anguria, idem il melone. Io d'estate mangio solo quelli. Questa è una bella domanda perché non lo sapete. Sei allergica a qualcosa? Dun dun dun. In realtà io ho fatto le prove allergiche. Anzi, non è vero raga, non è vero, vi ho detto una cavolata. Ho fatto le analisi per vedere se fossi un soggetto teoricamente allergico. Era risultato negativo. Quindi poi, dopo di quello, non mi fecero neanche le prove allergiche. Invece a mia madre e mia sorella sì, perché risultavano possibilmente allergiche. Quindi io non sono allergica a nulla. Però ad esempio quando ero piccola, con un antibiotico, che adesso non mi ricordo qual era, mi sono gonfiata, ma tipo che mi sono gonfiata. Da lì non l'ho più usato. Quindi adesso ogni tanto quando vado in ospedale, faccio qualche controllo eccetera eccetera, dico sempre questa cosa. Ed è per quello che se vedete in ospedale i miei vlog, ad esempio, mi danno sempre il braccialetto rosso, perché in teoria è quello che danno alle persone allergiche o qualche allergia, così se ne accorgono subito. Poi altra domanda. Intanto io do un mozzico anche se è freddata, ma ok. La professione che volevi fare da piccola. Allora, io in realtà da piccola, adesso mi vedete pressoché calma, pressoché tranquilla, ma da piccola ero un terremoto. Ditelo a mia madre che mi è dovuta venire a riprendere in certi posti che vivo. Fermiamoci, non andiamo oltre. Diciamo che ero un po' una bestia. Vi dico solo che a 2 anni mia madre mi ha trovato sui tacchi, sulle scale, e io camminavo tranquilla tipo sfilata. Perfetto, questo ha detto tutto. Quindi la professione che volevo fare da piccola ne ho cambiate tipo 5.000, però devo dire che quella che mi è durata di più era la veterinaria, perché io ho sempre amato da morire gli animali, io giuro, darei la mia vita per qualsiasi tipo di animale. Per me sono 10.000 volte meglio delle persone e questa ci metterà la mano sul fuoco. Quindi ho sempre voluto fare la veterinaria, poi ho scoperto che c'erano diversi rami, ok, della medicina veterinaria. E soprattutto quanto si doveva studiare per poter diventare veterinaria. Vedete la mia faccia? Ecco, non sono mai stata una studiosa, non mi è mai piaciuto studiare, purtroppo, perché è importante, ma non ce la faccio, il mio cervello ha dei limiti. Dei grossi limiti. E quindi, data questa cosa, ho lasciato il fatto del veterinario, perché ci volevano davvero troppi anni, troppo studio. Però mi sarebbe piaciuto, perché anche solo stare a contatto tutti i giorni con gli animali, secondo me è bellissimo. Comunque, raga, vi dico che sono quasi arrivata. Quindi adesso smetterò di mangiare e risponderò alle ultime 2 domande. Colore di occhi e capelli che vorresti avere? Allora, molto probabilmente gli occhi sarebbero chiari. Comunque sul celeste o sul blu. Anche sul verde, però dovrebbe essere un verde proprio bello, pazzesco, particolare. Io non è che odio gli occhi scuri, però non lo so, sono un po' banali, capite? Invece per quanto riguarda i capelli, io vorrei averli tipo platino, ma che ricrescono platino da soli, senza che te li stai rifà ogni mese, raga, una svolta. Quindi queste sono le domandine. Questa è la pizza che è rimasta. Mi è pure venuto il singhiozzo. Perfetto, quindi direi che è
ora di chiudere questo video, anche perché soprattutto sto diventando un Simpson, se sta andando via la luce da fuori e qui in cucina abbiamo la luce gialla, quindi direi che questo video è stato un mezzo flop. Forse meglio quello del sushi. Ma ripeto, qua sotto voglio sapere cosa mi farete mangiare la prossima volta. Se vi è piaciuto il video mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale. Io vi mando un grosso bacio, grazie per avermi fatto compagnia in questa scena e che io l'abbia fatta a voi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.